grazie. Due. Solo perché. Vai, grazie. Sempre dalla domanda prima, piccolo contributo, sempre in omaggio al fatto di chi mandiamo a Bruxelles a trattare, vi ricordate chi? Ma voi pensate che oggi ci sia una maggioranza politica in grado di proporre realmente l'uscita dell'Italia dall'euro? No. Dall'euro che abbiamo, da questa, e ritornare alla propria sovranità? Bravissimi. Guardate che saranno gli eventi che ci costringeranno a uscire, e qui nessuno ha fatto un piano, o perlomeno speriamo che l'abbiano fatto, ma non mi fido se l'ha fatto Monti e Letta il piano, scusatemi, bravo, per poter uscire in maniera ordinata, perché sicuramente non saranno rose e fiori, è onesto dirlo, però una cosa è certa, che in questa maniera noi finiamo di morire, perché noi moriamo. Un domani, se ritorniamo alla nostra sovranità, non esiste paese che fallisca, che abbia invece la propria sovranità. Varrà, si svaluterà, farà, ma avrà sempre la possibilità poi alla fine. Poi ricordatelo, l'Italia è ancora il secondo paese con la seconda impresa manifatturiera. Non è il Zimbabwe l'Italia, perché a noi ci fanno spacciare per essere come la Zimbabwe. Oh! Scusate, dei 28 paesi... dei 28 paesi che adesso compongono l'Unione Europea, noi siamo la seconda impresa manifatturiera, ma non vi viene poco così che ci hanno messo veramente in ginocchio volutamente? Non vi arriva? No, così, per caso. Ecco, quindi state certi che se dovessimo ritornare con la nostra sovranità, e non solo sovranità popolare, che vuol dire anche sovranità monetaria, state certi che iniziamo di nuovo a fare paura.